Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi in agro di Conversano, in questo campo di Autumn Crisp. Come vedete, queste sono piante al primo anno di produzione, un impianto giovane. Abbiamo condotto due prove dimostrative molto importanti per controllare il tripide, quindi la Franklinella occidentalis, e la seconda prova che è stata impostata più nelle fasi finali prevedeva invece il controllo della mosca della frutta, la ceratitis capitata. Partiamo dalla prima prova. Il controllo della Franklinella è partito nelle fasi antecedenti la fioritura e è andato avanti fino a coprire tutta la fioritura. E cosa prevedeva? Un'applicazione in apertura di Epic con effetto abbattente, seguita da una successiva applicazione di Oikos, che vi ricordo è la zadiractina pura al 97%, e infine l'ultima applicazione prevedeva il Trebon Up. Il risultato è stato superiore al 95% di controllo, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Invece, passando alla seconda prova, quella che prevedeva il controllo della ceratitis capitata, è stata effettuata un'applicazione di Trebon Up e anche in questo caso i risultati hanno permesso un controllo della mosca superiore al 98%. Quindi anche in questo caso siamo molto soddisfatti. Vi ricordo che oltre alla mosca in realtà abbiamo visto come sia stata controllata anche la cicalina, che è un altro problema molto importante, così come la Lobesia botrana e gli altri target che attaccano la varietà. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima!